fly. Si vola in alto. Minuti primi, buon pomeriggio amici da Mariella Vitale, bentrovati su Radio Dream on Fly. Noi abbiamo l'appuntamento, credo che sia l'ultimo appuntamento per questo 2019, con la dottoressa Lorenza Morello, giurista d'impresa che è in giro per il mondo ma è tornata in Italia. Noi l'abbiamo agganciata qui, finalmente è tornata da poche ore praticamente in Italia, ma ci facciamo raccontare tutto da lei. Buon pomeriggio dottoressa, bentrovata. Bentrovati a voi. E allora, l'abbiamo finalmente riagganciata negli innumerevoli giri per il mondo. Lei è stata in un posto meraviglioso, io la seguo sempre molto volentieri attraverso i social e le fotografie che lei ha postato di questi panorami meravigliosi sono da rimanere senza fiato. Però lei non è andata lì solamente per guardare i panorami, anche, ma soprattutto per cosa? Anche, ma allora per gli amici della scuola sono stata negli Emirati, sì. È un paese dove sono già stata molte volte, perché come lei sa con il mio lavoro, e poi in realtà sono anche una viaggiatrice incallita, amando molto, molto viaggiare, mi sono scelta diciamo un lavoro cucito su di me, me lo sono anche un po' inventato, e quindi gli Emirati era un posto che avevo già conosciuto sia professionalmente che dal punto di vista appunto turistico. E devo dire che adesso mancavo da qualche anno, ma ci sono tornata molto molto volentieri. Le foto di cui lei parla, però, come lei dice, anche se lei come sa, io sono molto parca di informazioni personali sui social, certo. Parlo sempre solo di temi di lavoro, devo dire che anche da questo punto di vista hanno suscitato addirittura quasi polemiche, perché l'ultima foto che è stata scattata a Dubai, che mi vede sì, in compagnia sì. Di un amico arabo, sì. Ha avuto qualcosa tipo 50.000 visualizzazioni dai dati dell'Instagram. Ma lei cosa combina, dottoressa? Mi scusi. Su LinkedIn, che non è proprio social, non è Facebook, no? Diciamo, fare una visualizzazione del genere su LinkedIn senza sponsorizzazioni credo che sia abbastanza inusuale per chi, qualsiasi professionista, ma devo dire che poi leggendo i commenti in calcio a questa foto mi sono resa conto di quanto in realtà lo scontro culturale che noi spesso puntando l'indice additiamo a paesi diversi dal nostro sia così invece tanto radicato anche nella nostra cultura. Ecco, e anche perché lei appare in questa fotografia tanto discussa con una persona in abiti locali, no? Quindi tipicamente arabi, certo. Mentre lei ha un abito tipicamente estivo, diciamo, no? Quindi sbracciata. Faceva caldo, era una piacevolissima serata, e ovviamente da donna occidentale, sì? Che rispetta gli altri costumi e si omologa fino a che diciamo è necessario rispettare una cultura, ma poi non si adatta, per cui se le donne là vanno velate, sì? se decido di visitare una moschea e sono ospite a casa di qualcuno e so che quello è il loro costume, ovviamente mi omologo a quello che è il costume per non offendere i miei ospitanti, ma diversamente per una serata e una cena d'affari, senza urtare il buon gusto e il buon senso, cosa che comunque chi mi conosce sa che cerco di non fare mai, certo. Continuo a vestirmi esattamente come se fossi in mezzo agli amici occidentali, e devo dire che diversamente da quello che molti hanno pensato di poter argomentare non conoscendo nemmeno il mio interlocutore nella situazione, sì. Questo non ha destato assolutamente nessun tipo di fastidio o neanche solo di imbarazzo nel mio interlocutore. Questa è una notizia che ci rassicura, perché lei sa che se ne dicono di tutti i colori, no? Per cui non è possibile, se vai lì devi per forza coprirti in ogni dove, mentre invece lei dimostra in maniera vera, assolutamente realistica, che in realtà non è così.
Insomma, le cose devo dire non... la verità, l'ho fatto anche quasi apposta. Lei mi conosce e sa che io amo proprio affrontare le persone a viso aperto e come si dice, non bisogna aver paura della verità. E quindi i falsi miti che ci sono su tante cose, me per prima e in secondi anche certo, sugli Emirati Arabi, sono appunto falsi miti un po' dettati anche dal pregiudizio o dall'ignoranza di chi da casa è uscito poco oppure comunque continua a documentarsi e a leggere molto poco. O a leggere solamente fake news, ecco. Esatto, oppure interpretare le notizie come meglio ritiene, perché addirittura in questi famosi commenti di cui stiamo parlando, poi la smettiamo perché non è che dobbiamo fare la puntata su certo, Morello certo, e le sue cene a Dubai, ma mi sono sentita raccontare io come sarebbe stata una cena a cui queste persone non erano presenti, quindi veramente fantascienza, il mondo dei social è veramente un esperimento sociale molto interessante dal punto di vista antropologico, perché fa uscire le frustrazioni della gente amplificandole. E poi, come dice qualcuno, in realtà da quando esistono i social network l'ultimo degli imbecilli può permettersi di dire la propria opinione e interloquire con chiunque come se fosse un Carnelutti, no? Quindi un esimio giurista o una grande penna del giornalismo. Una volta questa cosa non era concessa perché non esistevano i social network, quindi laddove è un procedimento democratico sicuramente importante e è sotto alcuni punti di vista necessario, dall'altra parte è deleterio perché non c'è più il filtro né ai commenti né all'educazione, al buon senso e soprattutto alla verità. I cosiddetti leoni da tastiera, insomma. Bravissima, vorrei vederli io a cena con me questi come sopravvivono. E difatti, ma lei... anche se sono occidentali. E lei alla poi fine me lo raccontano dopo. Certo, ma lei alla fine è una donna che lavora moltissimo e in un ambito secondo me difficilissimo, forse perché non lo conosco, non lo so, ma secondo me è molto difficile. Che cosa si porta dietro da questo viaggio e che cosa ha imparato? Allora sì, lei ha ragione, io lavoro molto perché amo molto il mio lavoro e l'unico modo che conosco per farlo è farlo con passione e dedizione, quindi dedicando tanto tempo ad esso. Ed è un lavoro che è complicato per una donna a prescindere, perché non è vero che ci sia più discriminazione negli Emirati Arabi piuttosto che in Italia o in Inghilterra o in Germania. Le donne sono discriminate al giorno d'oggi ancora a prescindere ovunque nel mondo. Poi ci sono diversi livelli di discriminazione e diverse accezioni alla discriminazione, ma che non mi si venga a raccontare che una donna in Italia e nella civilissima Milano, a Torino, a Londra, a Lugano, a Parigi, seduta in un consiglio di amministrazione di tutti uomini, è trattata parimenti con gli altri, perché quando ciò accade, e parlo in prima persona, è perché il rapporto che si è instaurato a quello specifico tavolo di lavoro è lungo e la donna ha saputo dimostrare le proprie capacità, ma l'a priori negativo o il fatto che debbano esistere le quote rosa, a cui, come ho sempre detto, io personalmente sono contraria, ma laddove sono l'unico modo per entrare nei baluardi del potere, allora ben venga. No? Certo. Sono per creare gli avamposti, certo, è una realtà. Quindi dare agli Emirati Arabi Uniti l'egida di essere gli unici che discriminano le donne, mi dispiace, ma mi viene molto da ridere. Ah, questa è assolutamente una nota da mettere con l'asterisco nel podcast che faremo dopo questa intervista, perché è importante soprattutto quello che lei ha detto. È vero, la donna non solo deve dimostrare di valere 3 volte di più rispetto agli uomini in tutto quello che fa, ma spesso anche queste 3 volte non vengono riconosciute. Assolutamente, perché poi comunque c'è sempre o il chiacchiericcio o se sei carina devi essere lì per forza perché sei carina, tutte cose che comunque gli uomini non devono scontare. Poi no, con questo non sto dicendo assolutamente, perché anche queste parole mi sono state messe in bocca, io detesto le strumentalizzazioni e infatti a un certo punto poi smetto di rispondere perché non ne vale neanche più la pena, quindi certo, cari amici che avete commentato così assiduamente i post che io ho messo, sappiatelo che quando ho cessato di rispondere e perché non meritavate neanche più risposta, ecco, pubblicamente fatevene
una ragione. Non sto dicendo che gli Emirati Arabi Uniti siano esemplari dal punto di vista del trattamento della donna, sicuramente dal punto di vista culturale il cammino è ancora lungo, ma non pensiamo di essere noi i detentori della parità dei diritti e dei doveri, perché basta guardare le statistiche della parità di genere, della parità salariale, dell'equità salariale, addirittura ne abbiamo parlato anche qui a Radio Dream on Fly più volte, sì, nel mondo dello star system, quindi a Hollywood, quando nella notte degli Oscar le attrici, quindi parliamo di un mondo iperblasonato, lamentano di essere pagate attrici d'Oscar meno dei loro equivalenti uomini, significa che anche nel sedicente, molto civile mondo occidentale il cammino è davvero ancora lungo. Abbiamo davvero molte cose ancora da imparare, da conoscere soprattutto, ma grazie anche alle sue testimonianze e ai suoi racconti sicuramente la nostra opinione in merito e soprattutto per quanto riguarda gli Emirati Arabi, come lei ci ha raccontato, può cominciare eventualmente a cambiare rispetto alle convinzioni che si potevano avere fino a 20 minuti fa. Io la ringrazio e pensi, sa che io amo sempre dare un po' di date, no? Sì. E quindi quando parliamo di Emirati, allora non parliamo della Morello che è andata negli Emirati per seguire dei progetti aziendali importanti di cui poi magari parleremo nel prosieguo, perché non facciamo questo spazio per dare pubblicità a me, ma il tema di oggi era gli Emirati. Allora, negli Emirati, secondo le statistiche internazionali, le donne emiratine ormai, poiché come ovunque ambiscono a contare sempre di più a tutti i livelli e a competere con i colleghi maschi nell'esercizio della leadership, sì, c'è stata una direttiva della Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Khalifa bin Zayed, che da quest'anno fa sì che vengono raggiunti il 50% dei seggi nel Consiglio federale nazionale, quindi 20 su 40. Pensi che dopo l'ingresso nell'esecutivo di due nuove giovani ministre con delega alla gioventù e alla felicità si è concretizzato il raggiungimento dell'obiettivo della parità di genere nell'istituzione che guida i sette Emirati. Alcuni dicono che è una misura più formale che sostanziale, questo sicuramente è presto per dirlo, so solo che ad esempio in Italia tutto ciò non capita e in una società globalmente interconnessa ruoli, attitudini, stili di vita si stanno rapidamente evolvendo, perché come dicevo è un paese che io ho frequentato diverse volte in diversi modi per lavoro e per piacere e le differenze sono abbastanza evidenti e molto più rapide che non da noi. Le emiratine al lavoro oggi sono circa 140.000 contro il migliaio del 1975, ma la maggior parte continua a operare soltanto nel settore pubblico, perché appunto il mondo privato sconta ancora un retaggio di vetustà probabilmente maggiori, sebbene gli Emirati Arabi, in base al report sul divario di genere del World Economic Forum, registrino miglioramenti per uguaglianza retributiva, ovviamente le pratiche di discriminazione latente sono ancora diverse, sia in ambito legale, sociale e culturale. Ad esempio, gli uomini godono di privilegi in materia di matrimonio, di divorzio e di custodia dei figli. Pensi che alle donne spetta l'affido delle figlie femmine solo fino a 13 anni di età e dei figli maschi finché non hanno compiuto l'undicesimo anno, ma la priorità della custodia legale resta paterna. Quindi non sto dicendo che sono il posto migliore del mondo, ma di ogni posto vanno valutati sempre pregi e difetti e soprattutto quando due condizioni culturali o sociali, anziché dialogare tra loro e cercare di comprendersi, vanno avanti per dogmi, stilemi, a priori o addirittura preconcetti e quindi non si mettono davvero in dialogo e in ascolto, come ho cercato e sempre cerco di fare io con i miei interlocutori, certo. Il mondo non potrà mai progredire. L'unico modo per far progredire il mondo è un dialogo aperto in cui le civiltà differenti possono confrontarsi, allora sì che si possono capire pregi e difetti di ciascuno e comparando i diversi sistemi, d'altronde io sono una studiosa di sistemi giuridici comparati, sì. Il mio maestro Rodolfo Sacco ha sempre detto che solo il dialogo tra sistemi può portare all'evoluzione migliore per tutti e in questo credo fermamente. Il prossimo viaggio è sicuramente, adesso non so se lei terminerà il 2019 con un altro viaggio, però mi anticipava prima che tornerà ancora negli Emirati Arabi prossimamente. Sì,
tornerò ancora perché sto seguendo dei progetti che vanno avanti, e come quasi tutti i progetti che seguo sono i progetti che seguo dalla nascita fino al compimento, quindi alla maturità, e quindi nel prossimo anno credo che tornerò più volte. E poi ci sono altri paesi molto interessanti e in grande sviluppo che andrò a visitare, e sarò felice di raccontarlo qui a Radio Dream on Fly, ma non anticipiamo niente, così certo. Vediamo chi e quanti ci ascolteranno il prossimo anno, se saremo ancora la parte più ascoltata della radio come lei mi diceva oppure no. E per il momento lei continua ad essere la number one. Questo mi gratifica molto, ma due donne insieme non possono che portare questo. Insomma, questo è un gran bel complimento, mi fa molto piacere. Allora, non le chiedo quali sono i suoi sogni per il 2020, perché immagino siano tantissimi. Se magari ce ne vuole dire qualcuno, uno. Ma guardi, il mio sogno per il 2020 è trovare un equilibrio nella società e quindi nelle persone che mi circondano, di maggior pace e serenità diffusa, perché soprattutto quando torno in Italia vedo imprenditori molto capaci. Non ultimo un dialogo che ho concluso mezz'ora prima di iniziare questa diretta con lei, con una bravissima imprenditrice torinese con un sacco di lavoro, che però si sente schiacciata da un sistema di tasse politico amministrativo che le è ostile. Allora, se dovessi esprimere un desiderio per me e per tutti, è che le persone, e ce ne sono tante, è vero che viviamo in un momento buio e dove i valori scemano molto, però se anche lì, se ci soffermiamo a guardare le persone per bene, ce ne sono ancora tante, e non è giusto, perché io soffro intimamente tutte le volte che le vedo piegate da uno Stato che invece di dimostrarsi amico diventa uno sfruttatore nemico. Allora, il mio sogno per il 2020 è vedere una maggiore equità sociale nelle piccole cose. Questo secondo me è l'augurio che posso fare a me stessa e a tutti noi, perché stando meglio noi creiamo un mondo più bello. E con queste parole non possiamo fare altro che augurarle ovviamente un buon Natale, un inizio di anno schioppettante, e soprattutto che l'aspettiamo nel 2020 ancora qui su Radio Dream on Fly. Ma io ci sarò sicuramente, ricambio gli auguri a voi e a tutti i nostri ascoltatori con tanto tanto affetto. Grazie dottoressa, appuntamento alla prossima nel 2020. Grazie a lei, a presto. Radio Dream on Fly. Si vola in alto.